Buongiorno e benvenuti alla nostra lezione di Doga, Dog Yoga. La nostra lezione inizia con qualche minuto di respirazione reciproca. Incrociamo le gambe, una mano è posizionata per ascoltare il respiro del nostro cane, l'altra in Chin Mudra, il palmo della mano guarda il cielo. E ora cerchiamo di sincronizzare i nostri respiri. Questo massaggio serve per iniziare a distendere il cane, per prepararlo alla pratica, oltre ad essere molto piacevole. Ah, e adesso che sono belli rilassati, iniziamo a fare un po' di stretching. Quindi portiamo il cane davanti a noi, afferriamo da sotto le zampe, portiamo su, lasciando a terra solo le posteriori. E andiamo a fare la stessa cosa con le zampe anteriori. Primavera posizione di Doga. L'orsetto per i nostri cani, l'albero per noi. E restiamo in equilibrio come lui. Andiamo a fare una posizione un po' più impegnativa per noi. Quindi ci sediamo a terra con un carico peloso. E se riesco distendo le gambe nella posizione della barca. Ci posizioniamo in quadrupedia noi. Piano piano distendiamo, allunghiamo la schiena, sollevando il bacino e le ginocchia. L'ultima posizione è un po' acrobatica. Piano piano proviamo a distendere le gambe e le braccia e a far volare il nostro cane. Finiamo la nostra lezione con qualche minuto di rilassamento. La disciplina che abbiamo appena praticato nasce negli Stati Uniti, è diffusissima in Giappone. I benefici per questa fantastica pratica sono ovviamente reciproci. Noi andiamo a aumentare il nostro prana, la nostra energia vitale. Entrambi ci rilassiamo, ci distendiamo. Sicuramente adatto a tutti i cani, dai più anziani ai più piccolini, gli atletici, meno atletici. Io spero, mi auguro che diventi una vostra pratica quotidiana, una vostra coccola quotidiana da fare a casa o all'aperto. E ricordiamoci sempre di finire con un saluto. Namaste!